Sì, d'accordo. Ecco Marco. Avvocato, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Sono Gaetano Tafuri. Buonasera. Allora. Avvocato, io sono sconvolto. Sono sconvolto. Le confesso che stiamo andando dai carabinieri con l'avvocato per fare un esposto, perché noi con una verifica disposta da ENAC settimane fa abbiamo assistito ad una vergognosa noncuranza abbandono e non considerazione da parte di questi soggetti Nautilus che sono venuti solo su richiesta ieri del dottore Bonfiglio e che se ne sono andati impedendo le attività che erano state programmate e calendizzate da ENAC. Quindi questo chiaramente e questa è di una gravità straordinaria. Io non credo, o meglio, prendo atto del fatto che rispetto a un audit, rispetto a delle attività disposte da ENAC, un ente certificato può andarsene e dire io me ne frego e me ne torno a casa. Non ne prendiamo atto perché sa, questa fa giurisprudenza, domani sapremo anche noi eventualmente come poterci comportare. Detto questo, dottore, io questo verbale in questa maniera non lo posso firmare mai, ma sa perché? Perché se lo firmo io, lei, il dottore Bonfiglio, domani mattina finiamo sui giornali, in quanto c'è una obbligatorietà, quasi una precondizione alla firma del verbale al fatto che io debbo dare l'impianto a Nautilus. A parte che non c'è scritto impianto, ma c'è scritto area, e quindi io domani mattina in quest'area ci faccio un parcheggio se voglio, se fosse solo l'area e non l'impianto. Ma questo, dico, può essere sicuramente una svista che mi si imponga che io debba necessariamente, quale presupposto, dare... Si riferisce all'articolo 11. Con la presente altro, al suo esclusivo fine di assicurare la continuità del servizio di rifornimento, le parti convengono che il servizio sarà dato al Nautilus Aviation S.P.A. alle medesime condizioni del rapporto concessionario in corso. Ma stiamo scherzando? Tra l'altro viene dato a questo momento, è pagato sotto costo, io dovrei dare a un importo che... Ma stiamo scherzando, dottore? Ma questo verbale andrà dalla procura di Agrigento? Ma qua ci sono gli estremi per arrestarci a tutti? Ma stiamo scherzando? Io violo tutte le norme in materia comunitaria di affidamento. E qua da parte dell'ENAC c'è una forma di estorsione. Ma stiamo scherzando? Dottore, ma io sono impressionato di fronte a questo evento. Ma voi me l'avete mai data l'area? Ma voi me l'avete mai data la gestione? Ma... Non c'è, non è vero! Noi abbiamo dormito! Dottore, questa verbale consistente doveva essere fatta... Dottore, questo verbale consistente doveva essere fatto 4 anni, dato fatto 6 anni fa, 7 anni fa, come avete fatto a Catania in tanti altri casi. Ma non è vero, perché quello l'ha fatto a Catania, ma le posso assicurare, io ho avuto 3 aeroporti, nessuno dei 3 si è fatto questa cosa che dice lei. Catania l'ha fatta. Ma non c'è, ma lei c'è una, ma mi scusi, ma la convenzione ce l'avete predisposta voi e io l'ho accettata. E l'articolo 9 prevede dovete fare la consistenza. Qual è la senso a fare la consistenza su qualcosa che voi già, forse voi no, ma dico da Maltero, Porti ce l'aveva. Ma noi no. Marco, la posso dire una cosa? Ma noi no, tra l'altro nessuno mi può imporre a me di fare un atto in affidamento in violazione delle norme comunitarie. Io ora sto andando ai carabinieri, dottor avvocato. E dirò che questo atto che dirò che mi è stato imposto dall'alto. No, certo. Ma perché la transazione, mi scusi, ma lei tira la fila per il privato? Ma perché lei dice che noi gliel'abbiamo dato e noi diciamo che gliel'abbiamo dato? Che cosa? Tutto il discorso, tutto il denaro dell'aeroporto. Ma voi non me l'hai dato perché il verbale non è stato mai fatto. Abusivamente Ma quale abusivamente 2500 euro l'anno, ma che sta dicendo lei? Avvocato, io sono sicuro che di questo procedimento sono a posto, non so gli altri, io sono sereno. Benissimo, perfetto. Io sto andando ai carabinieri dicendo guardate che
Cioè, non c'è dubbio! Ma non c'è dubbio, ma voi mi potete imporre a me la violazione delle norme comunitarie! Ma che cosa? Che mi pretendete che io scrivo? Ma voi pretendete che io accetto, che io mi subordino al fatto di darci l'area a tutti i costi a Nautilus? Ma dove c'è scritto mai? No, qua c'è scritto. No, questo è un altro discorso. Avvocato, che. No, avvocato, qua c'è scritto. No, avvocato, qua c'è scritto che questo verbale consistente è funzionale, è strettamente legato al fatto che io devo dare il deposito a Nautilus. Nella sua discrezionalità, può firmare o non firmare? Ci noi lo permetteremo, ma Marco, scusa, mi posso dire una cosa qua? Ma non c'è problema, io perderò l'aeroporto, altri perderanno altro. Marco, scusami, la posso dire una cosa, diciamo al di là di tutto, siccome oggi è una giornata che siamo attorno a questo problema, AST, diciamo, ed ENAC convergono su un punto, almeno c'è un punto di convergenza, scusatemi, tolgo. Il punto di convergenza è che anche loro hanno interesse a che il servizio non subisca discontinuità, rifornimento carburante. Oh, allora io dico una cosa, ma questo è un problema mio, avvocato, non suo. Volevo dire una cosa, siccome e lei me l'ha dato dopo 3 anni quell'area, io che devo fare? Sì, siccome se partiamo dal punto di convergenza, se noi dal punto di vista dell'istituto previsto dall'articolo 11 della legge 241, se noi troviamo una formula per cui senza invocare accordi transattivi in un certo senso... E persone. E diciamo, guarda, tu devi garantire la continuità del servizio con un soggetto ovviamente in possesso della certificazione. No, in possesso dei requisiti. Dei requisiti. Io su questo alla fine, sì. Alla fine è chiaro che oggi, 15 e anche il 16 aprile, l'unico soggetto in possesso dei requisiti è chiaro che ha un certo nome, una certa denominazione sociale. E questo lo lasciamo, diciamo, invece di denominarlo precisamente in quel modo, diciamo, facciamo riferimento ai requisiti. Questo potrebbe essere un punto di ripartenza. Ma non certificazione e la Lampedusa, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, punto. Vabbè, la legge prevede anche questo. Ma questo lo sappiamo voi, lo sappiamo. Secondo te c'è qualche, cioè è possibile ripartire? Ma hai sentito quello che ho detto Paolo, che facessero una proposta, qual è la proposta vostra? Facessero una proposta. La possiamo... Io ho condiviso con Marciani. Perfetto. Perfetto. Posso, siccome si è sentito male, se praticamente sta dicendo l'avvocato di giugno, se questo, il verbale di consegna, fermo cercando l'architettura, cioè le norme, la consegna e le cose, lo formulate voi una dicitura che garantisca la continuità del servizio ad ENAC e che vi soddisfi nei contenuti. È possibile. Ma basta scrivere 2 righe che sta nel. Ma basta. No, che... c'è una formalità nei premesse, l'ha visto il tutto poi, quello che vuole, ma no, no, sto dicendo il passaggio relativo. Basta dire il passaggio relativo, cioè che e ovviamente la stessa servizio è tenuto a garantire la continuità del servizio. Punto. La possiamo sviluppare secondo questa cosa? 2 righe. C'è la legge che lo dice, se loro non adempiono ai compiti di un gestore aeroportuale che non assicura. Senta, avvocato, ma per essere chiaro, in questo momento non c'è nemmeno il soggetto contraddittore che mi sta dando l'area. Perché il signor Nautilus se ne andate e voi non state facendo niente, mi fate a me la decadenza. Ma stiamo scherzando! Vabbè, non sta dicendo questo, sta dicendo. Ma stai, io sto denunciando a tutti, mi sono scocciato veramente. Ma con chi pensate di avere a che fare? Ma non sta dicendo questo, avvocato. Ma con chi pensate? L'avvocato è giunto, il soggetto che mi deve consegnare l'area se n'è andato e voi mi state ricattando a me, che a modo vostro dovrei intervenire la continuità, mi revocate la concessione perché non glielo do a Nautilus, che se n'è andato. È di una gravità straordinaria, ma con chi pensate avere a che fare? Ma con chi pensate avere a che fare? Che ce li avete ricatti? Ma veramente scherziate a questo punto? Voi l'Autus se n'è andato con un'attività programmata da ENAC da settimane ed è un vostro accreditato e voi pensate in mente provvedimenti contro di noi? No, non ha detto questo. No, ha detto poco fa che avviene il provvedimento di concessione della concessione. A supporto di questa ricostruzione. Di revoca della concessione. Va bene, se chiaramente voi non fate i vostri compiti. Ma perché non dice ENAC che è andato di essere qua? Ah, lo diremo. Se questo è un punto da cui si può ripartire però... Ripartiamoci. Io
tutelo l'azienda e me stesso, punto. Poi ognuno si assume la sua responsabilità, perché io prendo atto del fatto che stiamo qua da 3 giorni e quelli che sono i nostri contraddittori se ne sono andati e l'ENAC non sta dicendo niente. No, ma su questa ragione, poi non stiamo dicendo che ha ragione. E allora prima di minacciare a noi della revoca della concessione, dovremmo capire questo impianto com'è, perché ci sono i tetti crollati. Ma non l'ha minacciato. Ci sono, no, no, l'abbiamo sentito tutto, ci sono gli estintori scaduti. E voi mi dite di dare una concessione a un impianto che è fatiscente. Abbiamo le fotografie, perché ce l'hanno mandate gli stessi dipendenti di Nautilus. Questo. E domani lo vedremo, e quindi prima di minacciare noi andiamo a vedere domani com'è combinata. E io domani arriverò con il comandante dei carabinieri, perché voglio che venga accertato un atto pubblico su queste cose, perché io non posso accettare più questo ricatto. Ma non è un ricatto. No, è un ricatto, perché quando lei mi dice che mi impone il verbale soltanto se lo do a Nautilus, è un ricatto. Noi non l'abbiamo glissato, perché voi avevate un obbligo in base all'articolo 9 della convenzione, non l'avete mai fatto. Vabbè, Marco, vabbè, ora diciamo va bene, ma ci sentiamo cosa mezzo tardi.